parola del Signore. Io vi presento Giovanni, per chi non lo conosce, è già stato con noi proprio in un'altra occasione. Quindi quando abbiamo pensato a questo tema, ve lo diciamo veramente, questo tema sulla tenerezza di Dio, volto, la famiglia volto della tenerezza di Dio, come equipo ci siamo interrogati, chi chiamiamo? E ci sei venuto in mente tu e tua moglie Lucia. Ho imparato a dire una giaculatoria che di sicuro già voi la dite in tanti modi, ma io la dico come l'ha scritto Papa Francesco, e ha detto: io, Signore, io sono un peccatore. Poi l'ha fatto sia femminile che maschile. Io sono una peccatrice. Vieni, come a te. Ma noi sappiamo che la vittoria è della Pasqua e dell'immortalità. E poi continua. Ma basta, che lo sapete. Lo sapete che c'è un Padre eterno che vi vuole bene da morire. E lui vi vuole bene, non perché voi rispondete. Se non impariamo a stare allegri di fronte alla morte, non è vero che voi credete nella misericordia di Dio, che la sorgente dell'essere dischiude. Prova a guardare così, marito e moglie. Ma provate a guardare uno che tiene, io guardo lui così, non sono mia moglie, se no sarei un caprino. Mia moglie è il punto dove più potrei coprire per imparare a diventare missionario. Perciò siate misericordiosi come il Padre. Sempre una cosa buona. Ma noi, vedi, non possiamo imitare il Padre Eterno come creato. Vediamo, perché su queste cose qui che non sappiamo più lottare, perciò abbiamo fatto il divorzio e l'abbiamo andata a votare. Chi ha votato il divorzio? I cristiani. Chi ha votato l'aborto? I cristiani. Chi sta votando l'eutanasia? I cristiani. Perché noi siamo cristiani ridotti, ma siamo cristiani smemorati. Smemorati, al massimo morali da cazzoni, che non servono a niente. Il compito è uno solo, testimoniare Cristo. Punto. Quanti di voi hanno conosciuto Tarcisio? Quanti di voi hanno riconosciuto lo stile, il linguaggio, il cuore, lo slancio di Tarcisio e anche un po' la fisionomia di Tarcisio? Viene. Non adesso, no, se no tu ci tieni più altre due ore. La domanda è questa qui, tu questa mattina insieme a loro ci avete detto le cose più elementari della dottrina della Chiesa Cattolica, le cose più elementari, quelle più semplici, quelle veramente che sono il cibo liquido, non so, l'ABC, e ce l'ha detto con un coraggio, con una gioia, con un fuoco così bello che ci avete fatto innamorare dell'essenziale, delle cose piccole. Allora la domanda è questa, possiamo ancora perdere tempo a cercare dottrine alte, cose alte, quando ancora non abbiamo avuto il fuoco per andare a contagiare i nostri fratelli di questa gioia e di questo amore? No! La prossima volta, adesso è sempre, la prossima volta... Non ne perdiamo tempo, porca ladra! Quindi... Però non vi ammazzate, lì nella carità, potresti dare il tuo corpo ad essere bruciato, non, gli do non il è mio. Questa la carità! Se incominci a voler bene a tua moglie e il figlio che ti sta vicino, noi qua, piccole cose, piccole, la strada piccola di quella grande che si chiama Teresina del Bambino. Però anche la grande, a me prima mi ha tirato, la grande, Teresa Davide, la grande, è mostruosa, senza carne non vuol dire niente, la risurrezione della carne non è una quisquiglia, è misterioso, non saprò come, non mi chiedete nulla, non mi fate le domande, perché non lo so, hai capito, non so, però la vittoria è della Pasqua. Amen.